Al forno sono piccole paste dolci di forma tondeggiante, possono essere al forno fritte e si realizzano con pasta Jux. Prepararli, unire in una pentola burro a pezzetti, acqua, latte, zucchero e sale e accendere la fiamma. Rigirarli e setacciare intanto la farina. Appena il composto inizia a bollire, spegnere il fuoco e versarvi dentro la farina tutta in una volta. Girare subito senza far creare grumi. Trasferire poi in planetaria e lavorare senz'altro aggiungere per qualche secondo per fargli perdere un poco di calore. Unire le uova poche alla volta, facendo assorbire le precedenti prima di versarne dentro delle altre. Lavorare per circa 4 minuti. Alla fine dovremo ottenere come una crema pasticcera corposa. Con questo composto riempire una sacca poche con bocchetta di diametro 1 cm e formare dei bignè, preferibilmente su di un tappetino in silicone. Cuocere i primi 20 minuti a 180 gradi in forno statico a livello medio-basso del forno, mettendo anche una piccola pallina di alluminio tra il forno e lo sportello in modo da disperdere il vapore in cottura. Poi attivare la funzione solo sopra per altri 5-10 minuti finché i bignè saranno dorati. Spegnere e lasciare raffreddare su griglia.
Quando completamente freddi, rimettere i bignè in forno caldo a 180 gradi livello centrale, lasciandoli sulla stessa griglia e mettendovi sotto a protezione la leccarda del forno. Dopo circa 5 minuti abbassare la temperatura a 170 gradi per circa 10 minuti ancora, poi spegnere il forno e lasciarveli ancora dentro per altri 10 minuti. In tal modo essi si asciugheranno e resteranno croccanti come quelli comprati. I bignè al forno sono così pronti per essere farciti.